Bentornati, oggi sono contentissima perché ricarico con i pancake di Easy Chicken. Tre pancake, oggi mangio tantissimi carboidrati, quindi mangio questi qua. Tra l'altro vi dico che ho iniziato a collaborare con loro e se usate il mio codice che è AliceFit, con un ordine avete questi pancake in omaggio. Quindi vi consiglio di provarli perché io li amo. Ecco qui la mia colazione. Ci ho messo sopra un po' di marmellata, Nutella, burro d'arachidi di Bulk Powders a gusto cioccolato bianco. E poi questi due li ho con gli sciroppi, questo qua cioccolato e caramello e sciroppo d'acero e burro d'arachidi, sempre di Bulk Powders. Mi sono fatta la doccia, mi sono truccata, come potete vedere mi si è rigonfiato il dente qui. Adesso vedo, oggi è domenica, vedo come sto domani, venerdì né più né meno ho l'appuntamento dal dentista per l'apparecchio. Quindi vedo come va, se no, se sto ancora male domani mi sa che andrò direttamente dal dentista, non capisco. Mamma mia, sono gonfissima, infatti ho dovuto prendere un occhio ieri sera per dormire perché non riuscivo, adesso invece sto facendo gli sciacqui col colluttorio per disinfettare, vediamo. Comunque niente, adesso vado a Milano che devo vedere Gaia, ci vediamo un attimino, prendiamo un caffè, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, soprattutto per organizzarci per Rimini. Poi tornerò a casa, faccio soltanto toccata e fuga e poi mi metto a studiare, però pensavo di fare un vlog appunto, di portarvi in una mia giornata, come sempre. Sono arrivata in stazione, mi sono presa un caffè macchiato, scrivo un pochino sul mio diario come tutte le mattine e nel frattempo mangio il porridge con yogurt greco e marmellata. So che non è bellissimo, però è buono. Sono in centrale con Gaia, ovviamente caffè americano e deca per Gaia. Mi sono sul treno, adesso torno a casa, sto morendo di fame quindi mi sono presa. Mamma mia quanto mi sei gonfiato, è inquietante. Spero che veramente mi si sistemi nei prossimi giorni, se no non capisco cosa devo fare. Madonna. Comunque niente, ho preso delle fragole e dei frutti di bosco. Mangio questo qui, bevo un po' d'acqua e poi vado a casa e pranzo. Sono le 12:30, quindi dovrei arrivare a casa tipo per le 2, una cosa così. Eccomi, sono tornata a casa. Faccio lo spadellato curry di Easy Chicken. Praticamente sono 40 grammi di basmati, 160 di pollo e un po' di zucchine, pollo al curry. Ho richiesto proprio le grammature io così, infatti gentilissimi. Mi sono fatta anche un mini dolcetto con fiocchi d'avena, cioè il porridge, un pochino di yogurt magro e un pochino di... Ho deciso di uscire e di andare in aula studio perché se fossi rimasta a casa mi sarei addormentata sicuramente. Non tanto perché sia stanco, ho dormito tipo 8 ore, però c'è un tempo che boh, mi mette sonno. Comunque per quanto riguarda il dente, ho sentito il dentista e mi ha detto di fare l'antibiotico, di fare la cura con l'antibiotico, quindi vediamo se mi passa, domani comincio, vado in farmacia a prenderlo. Boh, sembra un cricetino. Vabbè, comunque vi servirete il mio video di me che parlo con questo faccione. Sono tornata a casa, sono le 8:30. Allora, quello che ho fatto oggi è stato studiare. Ho studiato per microbiologia, mi sono fatta il programma così. Ho solo 4 giorni per rivedere tutto quanto, però l'avevo già studiato 2 volte, quindi sto rivedendo un pochino i virus e i batteri. Adesso mi sono preparata il couscous con la passata di pomodoro e un po' di origano. Perché, boh, mi sembra tipo... mi ricorda un po' il gusto della pizza, così. Io adoro il couscous, davvero. Mangio questo, poi credo che mi riposerò un pochino, fino alle 10 circa, poi vado a letto. Come ultimissima cosa per concludere, mi sono fatta il porridge con lo sciroppo al cioccolato, che come potete vedere è praticamente finito, cioè ci è voluto un sacco per tirarlo fuori dalla confezione. Però niente, ecco, questo era il mio pre-nanna, vi ringrazio per aver guardato questo video, comunque domani non so se ve l'ho detto ma inizio con gli antibiotici sperando che si sgonfi, poi andrò dal dentista, tanto venerdì ho l'appuntamento, vediamo. E niente, se questo video vi piace lasciatemi un pollice in su, se questi vlog vi piacciono fatemelo sapere nei commenti, che sono sempre super contenta quando mi commentate perché mi fate capire che apprezzate quello che faccio e per me non c'è cosa più bella davvero. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Di nuovo io, sono io dal futuro. Sono passati un paio di giorni da quando ho registrato il vlog, però anziché montarlo volevo aspettare di avere una clip in cui parlassi di qualcosa, in modo da dare un qualcosina in più a quel vlog e anche da non farlo troppo corto. Quindi ho pensato di parlarvi dei primi capitoli di quello che sto leggendo, di questo, ovvero I Principi del Successo, The Success Principles. È un libro che sto leggendo che mi sta piacendo tantissimo. Ultimamente sono molto presa bene con i libri appunto
sul self development, sullo sviluppo personale, infatti qua ne ho altri da leggere o da rileggere. E allora, una cosa di cui voglio parlarvi adesso è il fatto di credere in voi stessi. Non potrete mai ottenere qualcosa, arrivare da qualche parte, se non credete in voi stessi. E allora, prima di tutto, credere in voi stessi non significa essere, non lo so, pieni di sé. Non significa pensare che tutti gli altri facciano schifo, di essere i migliori in qualsiasi cosa e porsi magari con arroganza davanti ad altre persone che magari hanno anni e anni di esperienza, sono molto più avanti a noi. Semplicemente credere in noi stessi significa pensare: io voglio arrivare a un determinato punto, voglio fare qualcosa, voglio ottenere una determinata cosa, so che ce la posso fare. Ovviamente so che ce la posso fare con il giusto allenamento, con la giusta preparazione, con le giuste precauzioni, non lo so, qualsiasi cosa, però so che posso arrivarci. Credere in noi stessi è facile, è molto più facile se abbiamo avuto qualcuno, per esempio i nostri genitori, la nostra famiglia, che ci ha sempre supportato fin dall'inizio, che, non lo so, fino a quando siamo stati piccoli ci ha sempre detto che possiamo fare qualsiasi cosa. Io sono grata ai miei genitori per avermi sempre, sempre, sempre supportata per qualsiasi cosa. Purtroppo non tutti hanno questa fortuna, hanno avuto la fortuna di avere persone intorno a loro che le hanno sempre supportate, ma io vi dico, anche io nella mia esperienza ho avuto molte molte persone che mi hanno detto: non riuscirai mai a fare una determinata cosa. Anche facendo uno stupido esempio, la questione gare, quando ho detto che volevo gareggiare come bikini, moltissime persone, tra cui le persone qua su YouTube, non so perché, ma su YouTube si riuniscono moltissime persone che se hanno da dire qualcosa di negativo sicuramente non se lo tengono dentro. Vabbè, comunque moltissime persone mi hanno detto che non sarei mai riuscita a gareggiare, che non avrei mai portato una condizione da gara, quindi comunque anche io ho avuto persone che mi hanno detto non ce la farei mai a fare qualcosa. Dovete fregarvene di quello che dicono gli altri, ve l'ho sempre detto, ne ho fatto anche un video in questo, so che è più facile a dirsi che a farsi, ma fidatevi che quando praticate giorno dopo giorno l'arte del fregarsene degli altri, non tanto fregarsene degli altri perché detto così è brutto, l'arte del fregarsene di ciò che gli altri pensano di voi, gli altri se pensano qualcosa di negativo, perché se sono persone che tengono a voi ovviamente è ovvio che il loro parere è importante. Però se ogni giorno cercate di fregarvene, di dire sì, ok, tu pensi questa cosa, pensi che io non riuscirò a farcela, io invece lo penso comunque, non me ne frega niente del fatto che tu pensi questo, vedrete che diventerà sempre più facile. Io ho fatto anni curandomi di quello che gli altri pensavano di me, facendomi castelli in aria, quando in realtà poi mi sono resa conto che agli altri non, cioè, non può fregare di meno di quello che sto facendo io, nel senso che anche qua, per esempio, un esempio stupido, molte persone mi dicono: Ali, io mi vergogno di andare in palestra, o mi vergogno, non so, a farmi video, mandarteli per vedere le esecuzioni, mi vergogno a farmi una fotografia in palestra, perché gli altri mi guardano e mi giudicano. Voi quando andate in palestra, andate in palestra perché state pensando ai vostri esercizi o perché state guardando gli altri e state dicendo: oddio, guarda quello lì che si sta facendo il video, guarda quello lì che sta facendo l'esecuzione sbagliata, adesso vado a casa e lo dico a tutti. Cioè, come a voi non interessa degli altri perché voi siete lì per fare le vostre cose, immagino che anche agli altri non freghi niente perché loro sono lì per fare le loro cose. Ognuno di noi ha per la mente 50.000 cose e curarsi degli altri, soprattutto in maniera negativa, a meno che non siano persone veramente meschine, non penso che sia una loro attività principale, ecco. Detto questo, dovete fregarvene di quello che dicono gli altri. Dovete credere di poter fare qualcosa, dovete credere di riuscirci. E so che all'inizio non è facile. Una cosa che mi sta aiutando tantissimo, e penso che sia anche il motivo per cui ho preso il mio 30 in biochimica, che poi non so neanche se ho preso 30 o 29, comunque ho preso un bel voto perché facendo media col 25 era 28, quindi mi ha dato praticamente o 29 o 30. Comunque il motivo per cui sono riuscita a prenderlo, secondo me, oltre al fatto che mi sono fatta un così per studiare, è che io sono andata lì convinta di prenderlo, mentre l'esame di microbiologia delle due volte scorse che l'ho fatto, sono andata lì dicendo: ma sì, lo provo. Però in realtà non ero così convinta. Biochimica, io mi sono seduta alla cattedra col professore convinta che avrei preso 30, comunque che sarebbe andato bene. E come? Come faccio a credere in me stessa, anche quando a volte è difficile, perché magari siamo abituati, siamo programmati a non avere molta fiducia in noi stessi, a non pensare di meritare qualcosa. Una tecnica
che con me funziona molto è o scrivere. Io mi sto prendendo benissimo ad avere il mio diarietto, quindi ogni giorno scrivo, non lo so, cosa voglio ottenere, lo scrivo al presente. Quindi scrivo, non so, tipo, non lo so, voglio prendere 30 in biochimica. Scrivo, ho preso 30 in biochimica, oppure sono felice perché ho preso 30 in biochimica. Quindi mi concentro anche su un sentimento positivo. È una cosa che spiega in questo libro, che praticamente è la visualizzazione, visualization. Voi dovete visualizzarvi mentre ottenete una determinata cosa. Cioè, sono felice perché ho preso 30 in biochimica, perché sto facendo l'esame e nel fare l'esame mi ricordo tutte le cose, il professore mi sta facendo esattamente le domande che so e ho studiato così tanto che tutte le cose che mi chiede io me le ricordo, riesco a richiamare alla mente le cose che il professore mi sta chiedendo. Io erano delle cose che mi sono scritta. Oppure un'altra cosa per credere in voi stessi, ve ne avevo già parlato nell'altro video in cui vi parlavo del mio obiettivo. Scusate il dente che è ancora un po' gonfio. Vabbè, comunque, il fatto di avere una sorta di mantra, una frase che vi ripetete tutti i giorni, come la mia è I'll become a surgeon and a bikini pro. Diventerò un chirurgo plastico, a plastic surgeon e una bikini pro. È una cosa che mi ripeto tutti i giorni. E un'altra cosa, una volta che avete questo mantra o avete, non so, un esame da dare che volete veramente convincervi del fatto di poterlo passare, ovviamente poi dovete fare anche tutto il lavoro di mettervi di impegno per studiare tutto quanto, però per credere in voi stessi, ripetetelo ad alta voce un sacco di volte. All'inizio vi sembrerà una cosa stupida, poi però dopo un po', dopo 20-30 volte che lo ripetete, comincerete a crederci veramente. Cioè, non lo so, tipo, io passerò microbiologia, io passerò microbiologia, io passerò microbiologia. Dopo un po' che lo dite, vi convincete da soli. So che sembra una cosa stupida. Dovete essere voi i primi a credere di poter fare qualcosa. È un'altra cosa che ha detto Napoleon Hill in un libro che è questo qua che devo finire di leggere. Cioè, l'ho letto un pochino, però adesso mi sono presa bene a leggere questo, ma pian piano devo leggerli tutti, che è Think and Grow Rich. E praticamente dice: qualsiasi cosa che la vostra mente può pensare, può raggiungere. Poi vabbè, in italiano rende poco, però praticamente, cioè, qualsiasi cosa riuscite a pensare, qualsiasi cosa di cui vi convincete, diventerà realtà. Nel senso, se vi convincete di riuscire a fare qualcosa, ce la farete. Dovete soltanto credere in voi stessi. E questi piccoli trucchi, non so, la visualizzazione o il fatto di ripetersi costantemente una determinata cosa, con me funzionano. Vi dico, io sto notando dei grandissimi cambiamenti nel mio modo di approcciarmi, nel mio mindset, nel mio modo appunto di approcciarmi ai miei vari obiettivi nella vita. E il fatto che pian piano li sto raggiungendo tutti, quindi sono davvero contenta. Se questo tipo di cose vi interessano, cioè io adesso mi sto prendendo davvero bene a leggere questo determinato tipo di libri, a informarmi un pochino di più sulla visualizzazione, sullo sviluppare appunto l'autostima che a volte serve. E se è una cosa che potrebbe interessarvi, lasciatemi un pollice in su, magari fatemi sapere nei commenti. Se magari appunto vi interessa, posso fare dei video solo su questo, quindi magari fatemi sapere. Spero che il mio cosa mangio in un giorno vlog chiacchierata vi sia piaciuto. In caso, lasciatemi un pollice in su. Io sono Alice Fit su Instagram se volete seguirmi e ci vediamo al prossimo video.